ecco qua Ricchi. I complimenti a Gaetano Rechichi, primo assoluto del slalom di Mannoli. Per due birilli però. Per due birilli. Se no ero secondo. Allora. Perché Gaetano ha fatto un tempone. Ha fatto... Da ammirare, ha fatto un tempone. Assolutamente sì, ha dichiarato che dobbiamo aspettare le penalità hanno decretato la tua vittoria. È salito forte. Salito forte. Sì, abbiamo preso tutti dei rischi oggi. Sei di poche parole oggi. Sì. Va bene, sì. Niente, che ti devo dire? Aspettiamo la premiazione per l'assoluto. Grazie. Grazie a te. Per il pilota Reggino che si è distinto, e chi più che quello che alla fine ha vinto si è distinto di più, quindi andiamo a premiare come pilota Reggino, premio offerto dalle scuderie Aspromonte, Gaetano Rechichi. Un bel premione questa mezza macchina. Perfetto. E adesso il momento più importante. Andiamo a premiare i primi 5 piloti assoluti di questa gara. E partiamo dal quinto classificato con la Enea Avrio Suzuki, Carmelo Barbaro, quinto. Ci sei Carmelo? Eccoti qua. Vai, veloce. Veloce come giusto. Giusto che sia, eccoti qua. Al quarto posto, con la sua Norma 2000 SC, Carmelo Scalamozzino. Bravo. E adesso andiamo sul podio, andiamo a premiare il podio che vede il pilota New Generation Racing, la Elia Avio, per tanto tempo detto che era il primo classificato, ha fatto dei tempi incredibili. Alla fine comunque sul podio Gaetano Piria. Complimenti Gaetano. Ancora una volta poi andiamo a chiamare un amico che ne ha preso già un bel po' e continua la sua collezione con la sua Formula Gloria e classe E2, gruppo E2 SS 1150, Antonino Branca, secondo classificato. Grande Antonino. E beh, poi questa è la sorpresa, per modo di dire, perché poi che lui sia veloce, velocissimo, vincente, lo sappiamo. Questa volta però ci ha sorpreso. Ebbene, richiamiamo qua per ricevere la giusta coppa di vincitore assoluto della undicesima Santo Stefano, e premia il presidente del Team Palichè, Nicola Cirrito. Una bella famiglia di grandi piloti, complimenti. Nicola, vuoi dire due parole?